un personaggio irreale, fuori dal tempo, una persona non facile da incontrare per le strade sporche della città degli angeli, un caldo fastidioso, afoso. Saliva le scale dell'ospedale ubriaco, come sempre, ancora più intorpidito e stranito dal caldo. Dopo un po' lo trovò finalmente su un letto sudato, lo riconobbe e fu riconosciuto. L'altro alzò una mano per salutarlo, era una persona le cui forze erano allo stremo, morente ma cosciente, e lo riconobbe. Il maestro sta andando via e non ragiona più.
più in sé. E lui è l'ultimo, rimasto solo. Ultimo scrittore d'America, per le strade sporco come sempre stato, pieno di succiume, precario. E dove andrà? Dove andrà? E dove andrà? Tornerà in una casa affittata sporca, sudicia come lui. Scoprirà con qualche puttana trovata, andrà ai cavalli a scommettere ancora. Continuerà a osservare questi casi umani, avanzi di umanità, li descriverà, li amerà. Cercherà di trovare una redenzione per queste persone, ma non la troverà, perché si finisce, si brucia, come i libri nella testa di John Fante, bruciano e sono polvere, e l'unica cosa che ti rimane è chiedere alla polvere, chiedere alla polvere. Abbiamo riarrangiato.